Ciao a tutti, oggi sono nella mia cucina perché voglio mostrarvi come realizzare un frappuccino al tè verde. Secondo me è buonissimo, è rinfrescante, al tè verde che fa bene per tantissime cose ed è secondo me molto adatta all'estate. Per realizzare il nostro frappuccino al tè verde non ci serve altro che un frullatore, mezzo bicchiere di ghiaccio, un bicchiere di latte, due cucchiai di gelato alla vaniglia. Infine aggiungiamo un cucchiaino di tè verde matcha, che è poi l'ingrediente principale del nostro frappuccino. E ora non ci resta che frullare. Una volta che si è frantumato completamente il ghiaccio, possiamo togliere dal frullatore e versare in un bicchiere. In teoria il nostro frappuccino è pronto così, ma io lo voglio rendere ancora più gustoso mettendoci un po' di panna montata. Quanto è bello! Ed ecco qua il nostro frappuccino, guardate che colore fantastico! Mi piace tantissimo, e poi è buono, è questa la cosa più importante. Oh, lo finisco subito, guarda. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se l'avete mai provato e in questo caso cosa ne pensate, perché io lo straadoro, non so cos'altro dire. E niente, insomma, ci vediamo al prossimo video. Ciao!